adesso vi votano. Vi votano. Ci hanno chiuso la strada. Se non è oggi, sarà domani, la vogliono togliere proprio quella strada. Noi che abitiamo a quel quartiere, perché dobbiamo andare dal quartiere di Santa Rita per venire dentro a te? La signora ha parlato della strada Votano, ed è giusto. Io magari parlo di un'altra strada, che è quella che collega Ceglie a Via Fanelli. È un piccolo tratto molto ma molto pericoloso. Io ho seguito, grazie ai fondi POR 2000-2006, un corso per la formazione di giovani per beni culturali del territorio. Io ho seguito questo corso di un anno, dopodiché non si è fatto più nulla. Quello che chiedo è che quando realizzate questi progetti, alla fine c'è bisogno di un supporto per questi ragazzi, perché noi investiamo il nostro tempo, i nostri studi, e poi alla fine noi non abbiamo mai nulla. Io avrei un sogno, che è quello di utilizzare questa zona abbandonata vicino all'abbazia di Sant'Angelo, e di creare un museo archeologico, una zona dove poter inserire i nostri reperti archeologici e non lasciarli nel Palazzo Simi, negli scantinati. Quindi è questo, visto che lei ha parlato di sogni, perché no? Non ci abbiamo un parco, non ci abbiamo un giardino, le strade sono in pessima condizione, manca la fogna bianca che è di notevole importanza per il quartiere. Contemporaneamente la zona artigianale è sprovvista, cioè non abbiamo una zona artigianale dove i nostri... chi è operatore del settore dovrebbe aprire una certa attività, e quindi è costretto o a fare un capannone abusivo oppure andare fuori il contesto del territorio. Però se mettono i fili della ferrovia, come si è parlato, a quattro fili, sarebbe uno che va, uno che viene. Noi ci abbiamo un problema a Ceglie, della festa patronale, poi ci vengono tolto anche quella. È come se fosse che io vengo al Molo San Nicola, metto un ristorante e busso da Nicola a Marum di Chiù. È lo stesso a noi. Allora, se ci mettono questi fili, noi la festa patronale non la facciamo più. Buonasera, signor sindaco. Niente, io vorrei proporli, oddio. Vorrei che venga anche individuato un punto sportivo per noi giovani, un centro dove... anche un computer dove si può, cioè, studiare, fare tutte queste cose qui che in questo posto attualmente non ci sono. E nella speranza che io prego che venga veramente ascoltato, che noi abbiamo alcuni quartieri che ci manca acqua, fogna, gas, viviamo al terzo mondo, è una vergogna, perché noi è vero che siamo stati abusivi, perché abusivo è venuto fuori, che non ci hanno dato possibilità di farti una casa. Abbiamo perduto l'80% dei giovani che si sono andati al nostro paese, sono andati ad Aderci, a Valenzano. Perché? Perché non hanno fatto mai il piano per te correggiato, che una persona si poteva fare la sua casa per rivivere la nostra vita sociale.